Terzo anno per la linea dei trabocchi in autobus che nei mesi estivi collega le aree interne con la costa frentana. Riprende anche il servizio di noleggio bici nelle stazioni ferroviarie da Francavilla al Mare a Vasto San Salvo. L'iniziativa è stata presentata sul trabocco Punta Le Morge di Torino di Sangro. Arrivare in spiaggia con la mobilità alternativa conviene, in quanto si ha diritto a sconti e promozioni degli stabilimenti balneari che aderiscono all'iniziativa. Giuseppe Susi, presidente FIBA. Allora, i balneatori sono stati promotori di questo progetto fin dall'inizio, perché viviamo sulla costa, conosciamo le esigenze, conosciamo i bisogni, conosciamo le problematiche. Noi chiediamo alla Regione di sviluppare la fase di programmazione e di progettazione e di interfacciarsi soprattutto con i sindaci. I parcheggi sono un problema, la soluzione la suggeriamo da tempo, è quello di creare delle aree di interscambio dove puoi lasciare la macchina con un mezzo pubblico, con la bicicletta o con quant'altro raggiungi la costa. È necessario che su questo aspetto si spinga molto, perché non possiamo pensare che sulla costa dei Trabocchi si raggiunge solo con la bici. Non è immaginabile, non è pensabile, non è neanche corretto farlo. Da Lanciano a Fossacesi anche quest'anno si va in bus con Di Fonso e la rastrelliera porta bici, spiega il presidente Alfonso Di Fonso. La linea dei trabocchi è ripartita dai primi di luglio, tutti i vettori aderenti hanno confermato gli stessi programmi di esercizio dell'anno scorso, in particolare noi abbiamo confermato le corse domenicali perché l'anno scorso abbiamo ottenuto un risultato interessante. Sul mezzo che viene da Lanciano e va giù a Fossacesi Marina è stato reinstallato il portabici, quindi offriamo quest'ulteriore servizio. Chi vuole portare la bicicletta oppure chi vuole scendere in bici e vuole salire col bus può utilizzare il portabici installato dietro al mezzo. Vengono riproposti tutti gli sconti e tutte le agevolazioni previste lo scorso anno, quindi gli operatori delle Morge offriranno l'ombrellone, gli operatori di Fossacesi, ovviamente quelli aderenti all'iniziativa, offriranno uno sconto alla semplice presentazione del titolo di viaggio valido. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, alla Regione che cosa si chiede? Alla Regione noi chiediamo il completamento del pettine, nel senso oggi il servizio viene fatto a pettine in maniera unidirezionale dalle aree interne verso la costa, quindi tutti i vettori aderenti, noi, Tua soprattutto nell'area dell'Alto Sangro e da Lanciano verso San Vito, tutti i vettori effettuano un servizio a pettine unidirezionale, cioè portano gli utenti dalle aree interne verso la costa. Noi chiediamo che questo servizio a pettine diventi bidirezionale per permettere di far conoscere ai turisti tutti i paesi, tutte le località interne che sono molto interessanti e soprattutto si crei la dorsale del pettine, quindi un servizio che usufruisca della Statale 16 e permetta di collegare tutte le calette, tutti i trabocchi, tutte le aree interessanti che attualmente non possono essere raggiunte esclusivamente con le vetture e quindi con tutti i problemi di congestione del traffico e soprattutto dell'utilizzo dei lati della Statale 16 che soprattutto nei fine settimana diventa selvaggio. Non solo autobus, sulla costa dei Trabocchi si arriva anche in treno. L'accordo Trenitalia Legambiente prevede la possibilità di noleggio bici scontato al 50%, con il supporto della Camera di Commercio Chieti Pescara, del Gal Costa dei Trabocchi e del Polo Inoltra. Anche quest'anno saranno garantite 100 biciclette nelle stazioni. Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo. L'obiettivo finale è quello di rendere l'intera costa dei Trabocchi sostenibile dal punto di vista della mobilità, quindi la necessità di potenziare il servizio treno bici autobus in modo che i turisti ma anche i cittadini possono muoversi liberamente con la bici e fruire delle nostre bellezze della costa, ma la novità di quest'anno è anche implementare il turismo verso l'interno, un turismo necessario anche alla luce della situazione drammatica che abbiamo vissuto in funzione della pandemia che stiamo di fatto ancora attraversando, quindi andare verso l'interno è conquistare anche spazi aperti, riserve naturali e realtà territoriali che poi ci permettono al tempo stesso di valorizzare i nostri borghi e le nostre risorse interne. Tutto questo in parte è anche una realtà inseguita da tanto tempo, oggi un po' per necessità, un po' perché la riscoperta della fruibilità di questi territori attraverso la mobilità sostenibile ce lo permette, potrebbe essere il momento di arrivo tanto agognato. La Regione Abruzzo punta sulla mobilità sostenibile, ha ribadito l'assessore Nicola Campitelli. Diciamo innanzitutto che oggi siamo sul Trabocco, a pochissimi metri dalla Via Verde, la Costa dei Trabocchi, un progetto unico, un'architettura importante per la nostra Regione che può essere in effetti una risorsa non solo per la costa ma anche per l'entroterra. Abbiamo il dovere innanzitutto di restituire quest'opera il prima possibile agli abruzzesi. È un'opera strategica, unica, perché comunque è una sensazione unica che uno ha quando viene a visitarla. Però da solo non basta, bisogna sicuramente investire su questo progetto, tant'è che nella programmazione 2021-2027 ho inserito 10 milioni di euro rispetto a questo progetto della Via Verde, soprattutto per acquistare le vecchie stazioni che sono ancora di proprietà di RFI e comunque quelli sono nodi fondamentali dove qualcosa deve accadere, un nodo di interscambio, intermodale, concepire la ricettività rispetto alle persone che ci vengono a trovare. Qui da una parte sicuramente continuare a investire con nuove risorse, ma dall'altra parte bisogna avere una programmazione di area vasta. Per questo motivo io sto costruendo un progetto di mobilità sostenibile su scala regionale. Dobbiamo avere le idee ben chiare, non possiamo andare avanti a spot, non ha senso avere una mobilità sostenibile, quindi una pista ciclopedonale che va dal punto A al punto B, se questo non viene inserito all'interno di un sistema integrato della mobilità sostenibile, con un modello a pettine, il che significa dalla costa arrivare all'entroterra e viceversa. Poi questo è un modello che noi dobbiamo essere bravi a ripetere ogni qualvolta si crea la circostanza, che può essere un tracciato ferroviario dismesso e allora mi viene in mente il tracciato San Vito Lanciano, dove quello potrebbe essere un esempio di mobilità sostenibile a pettine con la Via Verde, e così come potrebbe essere magari il percorso lungo il fiume Sangro, lungo altri fiumi, quindi ci sono tantissimi modelli, tantissimi momenti dove questo modello a pettine può essere ripetuto. Questo consentirebbe alla pista ciclopedonale della Via Verde ad essere sicuramente l'attrattore principale, però poi il turista dalla costa deve avere la possibilità di conoscere anche l'entroterra, che ha tantissime risorse dal punto di vista gastronomico, culturale, religioso, quindi ci sono tantissime risorse che l'entroterra può mettere a disposizione del turista che viene magari con i pantaloncini corti sulla spiaggia. E infine il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso. Tanti utenti, tanti turisti che si recano nel nostro territorio apprezza e ama questo trasporto e con sostenibilità diversa perché ne possono usufruire sia senza la responsabilità di lasciare una macchina e non trovare un posto, quindi recarsi senza responsabilità sul nostro territorio e passare una bellissima giornata sulla costa dei Trabocchi.